Namaste Yogis, sono Barbara Beltrami, vi do il benvenuto a Yoga per Iniziare, un programma dedicato agli yogi principianti, yogis in the making e a tutti coloro che vogliono un pochino rivedere la loro tecnica nell'esecuzione delle asana e nell'esecuzione del flow. Nella lezione di oggi andremo a fare una lezione un pochino più dinamica, quindi metteremo insieme tutte le cose che abbiamo imparato fino ad oggi, quindi saluti al sole, guerrieri, piegamenti all'indietro, andando un pochino a lavorare su delle nuove posizioni con una rotazione esterna dell'anca, quindi una posizione simile a quella che abbiamo nel guerriero 2, quindi vedremo Trikonasana, il triangolo e la mezzaluna, Ardha Chandrasana. Quindi prendete un mattoncino, mettetelo in cima al tappetino, sicuramente ci servirà soprattutto nella posizione della mezzaluna. Andiamo a iniziare e prima di iniziare vi ricordo sempre di iscrivervi sul mio canale YouTube cliccando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, così ogni volta che pubblicherò una nuova classe non ve la perderete, la potrete andare a praticare subito. Andiamo a iniziare il nostro flow. La lezione di oggi sarà dinamica, quindi entriamo subito nel nostro flow, ci portiamo sulla cima del tappetino, piedi alla distanza delle anche, mani al cuore. Rilassate bene le spalle, chiudete gli occhi per un istante, connettetevi al respiro, connettetevi al momento presente, connettetevi alla vostra intenzione. Cosa volete coltivare nella vostra pratica oggi? Rilassate le spalle, rilassate i muscoli del viso, del collo, dove può capitare che tratteniamo involontariamente tensione. Addome attivo, spingete bene nei piedi, allungate la spina dorsale. Lasciate le mani ai lati del busto, inspirando portate le braccia al cielo, guardate i palmi che si toccano. Fate un leggero piegamento all'indietro. Espirando veniamo in avanti portando il bacino indietro e veniamo nel nostro Uttanasana, nel nostro primo piegamento in avanti. Piegate leggermente le ginocchia se c'è bisogno. Lasciate cadere testa e collo, prendetevi i gomiti, tirate bene i lati del busto. Magari potete oscillare a destra e a sinistra. Allungate bene la parte superiore del corpo, ombelico in dentro, petto alle cosce. Inspirando portate le mani alle tibie, distendete le braccia, allungate bene la spina dorsale. Espirando ci ripieghiamo in avanti, chiudetevi. Inspirando, allungate, aprite bene. Espirando, ci ripieghiamo in avanti. Ultima volta. Inspirando, allungate bene la spina dorsale, aprite le clavicole. Espirando, Uttanasana. Inspirando, portate le mani ai lati dei piedi e portate indietro solo il piede destro. I piedi sono alla distanza delle anche. Portate il ginocchio destro a terra. Troviamo un affondo basso, Anjanayasana, il ginocchio destro è a terra, il ginocchio sinistro davanti è piegato a 90 gradi, il bacino è rivolto in avanti, il ginocchio destro è abbastanza indietro da permetterci di allungare bene la parte anteriore della gamba destra. Inspirando portate le braccia in alto, allungate bene i lati del busto, guardate in alto, aprendo bene il petto, facendo un leggero piegamento all'indietro.
espirando portate la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro e andiamo a fare una torsione dalla vita, quindi il bacino rimane rivolto verso avanti, la spalla sinistra va indietro, guardate in direzione della spalla sinistra, inspirando tornate al centro, braccia in alto, prendete un mattoncino, mettetelo sul lato destro, mano destra sul mattoncino all'altezza che preferite, inspirando allungate il braccio sinistro sopra la testa, anche qui il bacino resta esattamente dov'è, allungate solo il lato sinistro del busto, guardate in alto se volete sotto il braccio sinistro. Inspirando tornate al centro e portate il mattoncino a sinistra, mettendo la mano sinistra sul mattoncino, inspirando allungate il braccio destro sopra la testa, anche qua il bacino rimane dov'è, stiamo allungando il lato destro del busto. Inspirando tornate al centro, espirando portate le mani a terra, distendete la gamba davanti, piede a martello, il ginocchio destro è sopra l'anca destra, inspirando allungate bene la spina dorsale come quando facciamo Ardha Uttanasana, allungate bene, attivate bene il piede sinistro in modo da attivare la parte posteriore della gamba sinistra allungando bene, ombelico alla spina dorsale. Inspirando ripiegate il ginocchio a sinistro, braccia in alto, allungate bene, espirando portate le mani a terra, sollevate il ginocchio destro e con un lungo passo portate il piede destro vicino al piede sinistro, inspirando mani alle tibie, Ardha Uttanasana, espirando vi piegate in Uttanasana, inspirando venite su a metà strada, espirando mani ai lati dei piedi, portate indietro il piede sinistro questa volta, piedi alla distanza delle anche, ginocchio sinistro a terra, cercate di avere il ginocchio sinistro abbastanza indietro per permettervi di allungare tutta la parte anteriore della gamba sinistra, ginocchio destro è piegato a 90 gradi, inspirando braccia in alto, aprite bene il petto, ricordatevi i vostri piegamenti all'indietro, apriamo il petto, apriamo il cuore, andiamo in estensione della spina dorsale, affondate bene la parte inferiore del corpo, sentite l'allungamento nel quadricipite, nel flessore delle anche della gamba sinistra, inspirando allungate qui, espirando andiamo con la mano sinistra all'esterno della coscia destra, la mano destra va sulla gamba sinistra, girate bene la spalla destra dietro di voi, guardate in direzione della vostra spalla destra, mantenete il bacino rivolto in avanti mentre fate una bella rotazione dalla vita. Inspirando, riportate le braccia al cielo, prendete il vostro mattoncino e portatelo sotto la mano sinistra. Inspirando, portate il braccio destro in alto. Il bacino resta esattamente dov'è, state allungando il lato destro del busto, il mattoncino può essere all'altezza che volete o se c'è spazio, la mano sinistra può venire a terra, inspirando allungate bene, guardate in alto sotto il braccio destro, inspirando riportate le braccia in alto, prendete il mattoncino, portatelo sotto la mano destra questa volta, inspirando allungate bene il braccio sinistro sopra la testa, guardate sotto il braccio sinistro, mantenete il bacino neutro, ombelico alla spina dorsale, inspirando tornate al centro, espirando portate le mani a terra, distendete la gamba davanti, assicuratevi di avere l'anca sinistra sopra il ginocchio sinistro, quindi non sedetevi troppo indietro, il piede della gamba davanti a martello, il bacino neutro rivolto in avanti, inspirando le mani a terra, allungate bene le spalle, aprite le clavicole, ombelico alla spina dorsale,
Attivate bene il piede destro, sentite l'allungamento nella parte posteriore della gamba destra. Questa posizione è una mezza spaccata, si chiama Ardha Hanumanasana. Aprite bene, inspirate, espirando ripiegate il ginocchio destro, mani al cielo, allungate bene i lati del busto, inspirate qui, espirando mani a terra, sollevate il ginocchio sinistro, con un bel passo riportate il piede sinistro vicino al piede destro, inspirando venite su a metà strada, espirando Uttanasana, inspirando aprite le braccia, portatele in alto, palmi che si toccano, Urdhvasana, espirando mani al cuore, Samastiti, inspirando portate le braccia al cielo, espirando ci tuffiamo in avanti, troviamo il nostro Uttanasana, inspirando venite su a metà strada, aprite bene le clavicole, espirando mani ai lati dei piedi, trovate la vostra tavola, respingete il tappetino, inspirate qui, espirando se c'è bisogno portate le ginocchia a terra, oppure stando sui piedi iniziate a piegare i gomiti, veniamo nel nostro Chaturanga, ci fermiamo quando i gomiti sono a 90 gradi, inspirando distendete le braccia, aprite il petto, guardate avanti, cosce sollevate da terra, piedi attivi, espirando venite sulle punte dei piedi, cane a faccia in giù, inspirate dal naso, aprite la bocca, e lasciate andare, bacino in alto, state qua, tre respiri, inspirando venite sulle punte dei piedi, piegate le ginocchia, guardate avanti, potete fare un lungo passo per raggiungere la cima del tappetino, chi vuole può provare con me a fare un salto per raggiungere a piedi uniti la cima del tappetino, cominciamo a provare a fare qualche salto avanti e indietro, solo se ve la sentite, inspirando Ardha Uttanasana venite su a metà strada, espirando piegatevi su voi stessi, portate la fronte verso le tibie, connettete il petto alle cosce, inspirando aprite bene le braccia, portatele in alto, palmi che si toccano, espirando Samastiti, attivate bene l'addome, da qui inspirando ci sediamo nella nostra sedia Utkatasana, braccia in alto, sedetevi bene col bacino indietro, guardatevi gli alluci per vedere se riuscite a vederli, questo significa che avete il bacino abbastanza indietro, peso sui talloni, inspirate, espirando mani al cuore, distendete le gambe, piegatevi in avanti, trovate il vostro Uttanasana, inspirando allungate bene la spina dorsale, venite su a metà strada, espirando mani ai lati dei piedi, con un lungo passo troviamo la nostra tavola sui piedi o sulle ginocchia, inspirando spingete un pochino avanti, spalle oltre i polsi, espirando gomiti vicinissimi al busto, iniziate a venire giù a metà strada, collo lungo, Chaturanga, inspirando distendete le braccia, aprite il petto, bacino in mezzo ai polsi, guardate avanti, cane a faccia in su, espirando venite sulle punte dei piedi, spingete il bacino in alto, cane a faccia in giù, Adho Mukha Svanasana, aprite bene le scapole, bicipiti verso le orecchie, spingete i talloni verso il basso, non importa se i talloni non toccano terra, addome attivo, inspirando sollevate la gamba destra in alto, cercate di tenere il bacino neutro, dita dei piedi che guardano in basso e da qui espirando ginocchio al petto, spalle sopra i polsi, piede destro vicino alla mano destra, piede alla distanza delle anche, girate sul tallone il piede sinistro, inspirando sollevate il busto, bacino rivolto in avanti, affondate nel ginocchio della gamba destra, inspirando braccia in alto, Virabhadrasana 1,
prendete il vostro mattoncino, portatelo sulla cima del tappetino, allungate bene, inspirate qui, espirando venite sulle punte del piede sinistro, allungando ancora bene i lati del busto, inspirate, espirando mani al cuore, venite in avanti con un movimento fluido, cercate di portarvi nel vostro guerriero 3, se c'è bisogno mettete le mani al mattoncino, cercate di ruotare internamente la coscia sinistra, bacino rivolto a terra, attivi nel piede destro. Da qui, se avete le mani sul mattoncino, spostatelo un pochino sul lato destro, tenete la mano destra sul mattoncino, cominciate ad aprire l'anca sinistra verso l'alto, in modo da portare l'anca sinistra sopra l'anca destra. Portate il braccio destro in alto, troviamo il nostro Ardha Chandrasana, la mano sul mattoncino per sostenerci. Piede destro a martello, piede sinistro a martello, braccio sinistro rivolto in alto, allungate bene il collo, guardate un punto a terra. Inspirate, espirando iniziate a piegare il ginocchio davanti, lentamente portate il piede sinistro a terra. Questa volta i piedi sono sulla stessa linea. Cercate di avere i talloni sulla stessa linea e di avere lo spazio per affondare bene nella gamba davanti a 90 gradi. Aprite l'anca sinistra, braccia rilassate in linea con le gambe e spalle. Rilassate, quindi lasciate spazio al collo. Guardate in direzione della gamba della mano destra, scusate. Girate il palmo della mano destra in alto, mantenendo le gambe esattamente dove sono. Inspirando allungate il busto verso la parete dietro di voi, allungate il braccio destro sopra la testa, veniamo in questo guerriero rovesciato. Inspirando tornate al centro, ritroviamo il guerriero 2, anca aperta, gamba davanti piegata, braccia in linea con le gambe, spalle rilassate. Inspirando distendete la gamba davanti, mentre con la mano sinistra vi aiutate a tenere l'anca aperta, distendete il braccio destro davanti a voi, palmo rivolto in alto, iniziate ad allungare bene il busto, mantenendo le anche esattamente dove sono, allungate bene dal busto, fate attenzione a non iperestendere il ginocchio della gamba davanti, quindi tenetelo magari leggermente piegato se c'è bisogno. Allungate e poi portate la mano destra sulla tibia oppure su un mattoncino all'interno del piede destro e la mano sinistra in alto. Questa posizione si chiama Trikonasana, ovvero triangolo. Allungate bene, rimanete leggeri sulla mano destra. Inspirando ripiegate il ginocchio destro, ritrovate il vostro guerriero 2 e da qui inspirando portate il braccio sinistro in avanti, mentre lo fate vi girate sulle punte del piede sinistro, portate entrambe le mani a terra, il piede destro raggiunge il piede sinistro, andiamo nella nostra tavola sulle mani o sulle ginocchia, inspirate qui, espirando iniziate a piegare i gomiti, venite giù a metà strada, potete essere anche sulle ginocchia, trovate il vostro Chaturanga. Inspirando, distendete le braccia, aprite bene le spalle, bacino vicino ai polsi, cana faccia in su. Espirando, cana faccia in giù. Restate qua qualche respiro. Inspirate dalla bocca. E lasciate andare. Restiamo ancora qualche respiro nel nostro cane a faccia in giù prima di passare all'altro lato. Inspirando, sollevate la gamba sinistra.
Espirando, ginocchio al petto, piede sinistro vicino alla mano sinistra, girate il piede destro di taglio. Inspirando, sollevate il busto, venite nel vostro guerriero 1, bacino rivolto in avanti, braccia in alto, affondate bene nella gamba davanti, peso su entrambi i piedi, bacino neutro. Inspirando, giratevi sulle punte del piede destro, allungate bene i lati del busto, espirando, mani al cuore, petto sopra la coscia con un movimento fluido. Andiamo a trovare il nostro guerriero 3. Mani al petto oppure sul mattoncino che avete davanti a voi. Cercate di mantenere il bacino neutro. Ruotate internamente la gamba destra e da qui portate la mano sinistra sul mattoncino oppure anche a terra se c'è spazio e andiamo a fare un movimento per venire nella mezzaluna. Quindi dal guerriero 3 quello che andiamo a fare è ruotare esternamente la gamba destra, aprire l'anca destra, portare l'anca destra sopra la sinistra. Siamo sempre in equilibrio su una gamba, ma è cambiata la posizione del nostro bacino. Mano destra in alto, piede destro a martello, guardate in avanti, allungate bene il collo, la mano può essere sul mattoncino per darvi supporto, cercate di allungare ogni estremità, braccio destro verso l'alto, piede sinistro verso la parete dietro di voi e il collo si allunga verso la parete davanti a voi. Inspirate, espirando iniziate a piegare il ginocchio sinistro, piano piano controllando il movimento più che potete, portate il piede destro a terra, cercate di girare di taglio il piede destro, i talloni dei due piedi sono sulla stessa linea, trovate la giusta distanza tra i piedi per permettervi di affondare bene nella gamba davanti e quindi la gamba sinistra, con la mano destra aprite bene l'anca destra e poi aprite le braccia sulla stessa linea delle gambe, rilassate le spalle, guardate in direzione della mano sinistra, il peso è distribuito su entrambe le gambe, il busto è centrale, l'addome è attivo, quindi l'ombelico e la spina dorsale, coccige all'ombelico. Girate il palmo della mano sinistra in avanti, inspirate e portate la mano sinistra sopra la testa, allungate bene il lato sinistro del busto, cercate di mantenere le gambe esattamente dove sono, è semplicemente il busto che si porta verso la parete dietro per fare un bel allungamento. La mano destra può essere sulla gamba destra. Inspirate, espirando, tornate al centro, ritroviamo il nostro guerriero 2. Distendete la gamba davanti, facendo attenzione a non iperestenderla, quindi non andate a chiudere il ginocchio, tenetelo magari leggermente piegato, tenete sempre la posizione del guerriero 2, quindi anca destra aperta, braccio sinistro davanti a voi, inspirando iniziate ad allungarvi in avanti col busto, mantenendo l'anca destra aperta, potete portare un mattoncino all'interno del piede sinistro oppure appoggiare la mano sinistra sulla vostra tibia e portare il braccio destro in alto. Troviamo Trikonasana, il nostro triangolo. Siete leggeri sulla mano sinistra, l'anca destra aperta, anche il petto è aperto, quindi non chiudete il busto in avanti ma cercate di portare la spalla destra un pochino indietro. Restate qua qualche respiro, allungate bene. Inspirate, espirando mentre ripiegate la gamba davanti, andiamo a ritrovare il nostro guerriero 2. Spalle rilassate, collo rilassato, giratevi sulla punta del piede destro mentre portate la mano destra a terra insieme alla mano sinistra. Portate il piede sinistro indietro, andiamo a fare il nostro ultimo vinyasa, inspirando venite un pochino avanti, espirando chaturanga, gomiti vicino al busto piegati a 90 gradi, inspirando cane a faccia in su, aprite bene il petto, guardate avanti, espirando
cane a faccia in giù. Una bella ispirazione qui dal naso, aprite la bocca, lasciate andare completamente, portate le ginocchia a terra, andiamo a sederci un secondo sui talloni, mani al cuore, cominciate a transitare in una fase un pochino più rilassante della nostra lezione. Chiudete gli occhi, osservate l'effetto della pratica sul corpo. Mani a terra, incrociate i talloni, andiamo a sederci sui nostri ischi. Portate le piante dei piedi a toccarsi. Potete portarli un pochino più avanti oppure tenerli più vicino all'inguine, come vi sentite meglio nel corpo. La cosa importante è che le ginocchia non siano troppo sollevate, quindi se vedete che le ginocchia sono molto sollevate, aprite un pochino di più i piedi verso l'esterno. Potete prendervi le caviglie oppure prendervi gli alluci con il dito medio e il dito indice. Inspirando, tirate con le braccia, inarcate un pochino la spina dorsale, aprite bene il petto, guardate in alto. Espirando, mantenendo il petto aperto, iniziate a venire in avanti. Piano piano, il movimento avviene dalla parte bassa della schiena. Venite sempre più avanti, potete portare i gomiti sulle gambe, fermatevi dove sentite che andate a perdere l'allungamento della spina dorsale, quindi vi potete fermare a qualsiasi altezza preferite. Se vedete che c'è spazio per venire ancora un pochino più avanti, continuate a piegarvi, sempre cercando di tenere le clavicole aperte, il petto aperto, e quando trovate la vostra massima estensione potete lasciare andare il collo, allungando sempre dalla parte bassa della spina dorsale. Piano piano cominciate a risollevare il busto. Chiudete le ginocchia, distendete le braccia davanti a voi e piano piano srotolate la spina dorsale, portate le spalle a terra, ginocchia al petto. Una bella ispirazione, aprite la bocca e lasciate andare. Prendetevi le piante dei piedi, aprite le ginocchia alla distanza del busto, tenete le ginocchia piegate a 90 gradi e con le mani aiutatevi a tirare le ginocchia verso il basso. Cercate di appiattire un pochino la spina dorsale in modo da lasciare che tocchi il tappetino. Spingete bene con le mani per tirare le ginocchia verso terra e da qui potete oscillare a destra e a sinistra massaggiando la spina dorsale in questa posizione che si chiama Ananda Balasana, ovvero il bambino felice. Cercate di trovare un sorriso nel viso, cominciate a transitare verso la parte totalmente di abbandono e di relax. Portate le ginocchia al petto, trattenete la gamba destra e distendete la sinistra, lasciate che il tallone tocchi terra, inspirando portate il ginocchio destro prima al petto e poi andate in torsione col ginocchio destro verso sinistra, aprite il braccio destro, cercate di tenere entrambe le spalle a terra, girate il collo in direzione della mano destra, girate lo sguardo in direzione della mano destra, le anche sono una sopra l'altra, la torsione avviene dalla vita all'altezza dell'ombelico.
Inspirando, piano piano tornate al centro, ginocchia al petto, lo facciamo dall'altra parte, gamba destra a terra, quando il tallone destro tocca terra, inspirando tirate la gamba sinistra verso di voi e poi espirando date torsione, ginocchio sinistro verso destra, guardate in direzione della mano sinistra. Cercate di portare tutte e due le spalle a terra, anca una sopra l'altra. E piano piano ritornate al centro. Ginocchia al petto, Appanasana, puntate le punte dei piedi. Un abbraccio simbolico per chiudere la pratica con una totale sensazione di apprezzamento verso quello che il nostro corpo ci ha regalato. Fate una bella ispirazione, aprite bene la cassa toracica, riempite completamente i polmoni. Quando arrivate in cima, che non entra più neanche un filo d'aria, trattenete per un secondo respiro. Aprite la bocca. Fate uscire tutta l'aria. Distendete le gambe, rilassate completamente il corpo, rilassate tutti i muscoli, collo, spalle, viso, fronte. Chiudete gli occhi e abbandonatevi nella posizione di Shavasana. Shavasana in sanscrito significa la posizione del cadavere, che è proprio quello che stiamo facendo simbolicamente dopo ogni pratica. È come se volessimo morire nei confronti della pratica, che significa che abbandoniamo tutto quello che è stato fatto. Passiamo qualche istante nel totale riposo per poi ricominciare completamente da capo, da un certo punto di vista a rinascere ogni volta che terminiamo la nostra pratica. Abbandonate qualsiasi controllo. Come se il corpo non vi appartenesse più. Cominciate a portare il movimento nel corpo iniziando dal respiro, una bella ispirazione. Osservate il ventre che si riempie, la cassa toracica che si espande. Aprite la bocca e lasciate uscire. Iniziate a muovere le dita delle mani e dei piedi. Inspirando, un bel allungamento come se vi foste appena svegliati, pronti a ricominciare, pronti a rinascere con qualcosa di nuovo, ogni volta portato dall'esperienza che facciamo nella nostra pratica. Ginocchia al petto,
Unite sul lato destro del corpo, con le ginocchia al petto, rilassate il viso sulle mani per un istante. Prendete tutto il tempo che vi serve, poi quando siete pronti, piano piano ci risolleviamo, portiamoci a sedere. Sukhasana, gambe incrociate, mani al petto. Pronti a rinascere con una nuova consapevolezza data dalla nostra pratica, data dallo stare presenti, dall'osservare quello che succede nel corpo, quello che succede nella mente, per imparare, per conoscere sempre un pochino più a fondo il nostro corpo e la nostra mente. Vi ringrazio per aver praticato insieme a me, è sempre un onore potervi guidare in questa pratica. Vi aspetto alla prossima lezione di yoga per iniziare. Namaste.